Ciao, bentornato al programma TV di oggi con notizie come: a volte è difficile andare avanti, ma i grandi maestri del tempo sono una colonna portante. Serena Bortone fa omaggio al grande regista. Serena Bortone è una donna su cui è difficile farle spegnere il sorriso. Tende sempre a sdrammatizzare. È ritornata alla conduzione di Oggi è un altro giorno, felicissima come sempre. Serena è una valente giornalista che ha prestato la sua firma nell'editoria. Talmente brava da passare alla Rai come timoniera del programma attuale. Qualche tempo fa si era anche vociferato della sua presenza domenica in Al posto di zia Mara. Sempre smentito per rispetto alla collega che vanta un'esperienza incredibile nel salotto festivo. Il salotto della trasmissione quotidiana pullula di grandi artisti. Sono arrivati da tutti Italia cantanti, attori e scrittori a sederle accanto nelle interviste campioni di Cher. E, amabile e empatica, la presentatrice è portatrice di positività infinita. La Bortone vanta grandi amicizie proprio grazie al suo lavoro. È un'abile professionista ed è anche un gentile compagnona. Nell'ultima puntata Serena ha voluto tagliarsi uno spazio per fare un omaggio ad una persona a lei molto caro. Ci teneva proprio a farlo di prima persona. Si tratta del grandissimo regista Franco Zeffirelli. Indimenticabile artista scomparso tempo addietro. A lui si deve la direzione del famoso e mai duplicato film sulla vita e passione di Gesù Cristo. Una vera opera con attori strabilianti ancora impressi nella mente. Parole di grande emozione da parte di Serena, che ha anche ricordato un aneddoto che risale a tanti anni fa. Ecco cosa racconta in particolare nella diretta di ieri, mentre aveva una luce di emozione della voce e negli occhi. Io me lo ricordo. Lo andai ad intervistare quando era già molto anziano, me la sono riscritta la dedica perché mi regalò il libro su San Francesco e mi permetto di raccontarlo perché comunque denota anche la capacità di accoglienza di questo uomo. La conduttrice rivela inoltre anche un piccolo segreto custodito nel suo cuore. Il famoso regista le fece una dedica sul libro che ancora conserva gelosamente. Una grande fortuna per lei trascorrere qualche ora con l'amabile regista. Continua dichiarando che era un uomo di un'intelligenza estrema, gentilissimo ma anche un po' fumantino come nell'indole toscana. I suoi successi rimarranno per generazioni. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire. Mettete mi piace e commentate. In particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.